A differenza sua, che in 2 mesi l'ha cambiata, ha cambiato partito e dal punto di vista della coerenza, mi consenta, ci sentiamo un po' superiori a lui. Grazie. Allora, io veramente vorrei tornare all'emendamento. Siamo all'1.57. Deputato De Rosa, lei deve intervenire su questo emendamento? Sì, Presidente, visto che abbiamo parlato di cultura, io volevo... No, però, la prego. No, facevo una... Siamo su questo emendamento. Veramente la esorto a stare sull'emendamento. Faccio un apprezzamento sull'intervento del collega Migliore, perché ci ha insegnato il teatro greco, quello che si faceva con la maschera. Lui è entrato come nel teatro greco con una maschera, quella di Sel, e poi si è spostato nel PD. Ha fatto cadere la maschera. Quindi apprezzo l'intervento culturale del collega Migliore. Bene, allora... Metto in votazione l'1.57, i pareri sono contrari di Commissione, Governo e di relatore sì, favorevoli degli altri due relatori di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Amendola. Simoni. Borghi. Garofalo. Magorno. Pilozzi. Ragosta. Sta salendo Caon. Ancora Pilozzi. Pilozzi non riesce a votare. Ci siamo? No, sì, Guidesi ha votato. Bene, allora dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 107, contrari 302, la Camera respinge. Siamo all'1.58, i pareri sono contrari di Commissione, Governo e relatore sì, favorevole relatore Forza Italia e si rimette all'Aula 5 Stelle. Deputato Pini, prego. Grazie Presidente. Non farò nessuna analisi di cosa si può dire o non si può dire, semplicemente starò in maniera specifica su quello che è un emendamento, facendo un attimo una cronistoria del tema trattato, perché ci pare che tutti i governi successivi all'ultimo governo eletto dai cittadini, cioè al governo Berlusconi, si siano totalmente disinteressati del problema. Per vari motivi, probabilmente per vari interessi anche contrapposti, prima il governo Monti, poi il governo Letta e adesso il governo Renzi, si sono assolutamente dimenticati di esercitare quella che era una delega contenuta nella legge comunitaria del 2010, anche se approvata nel 2011, perché questo è un altro dei brutti vizi della politica italiana, quelli di essere sempre in ritardo con l'adeguamento di normative comunitarie.